Va ora in onda Filo Diretto con gli ascoltatori, tutte le mattine alle 10 con un ospite in studio. Per intervenire telefona allo 0376 63 17 09 oppure manda un SMS al 338 17 19 105 o una mail a diretta@temporadio.it. Diamo il benvenuto e il bentornato oggi. Allora, il bentornato lo diamo al direttore di CBBO, di nuovo con noi, Francesco Arcaro. Bentornato, direttore. Ben trovati e ben ritrovati a voi. Oggi siamo qui ben rappresentati, devo dire, ho qui con me il presidente della società, il dottor Alessandro Rinaldi. Da parte mia ben ritrovati, è un dialogo, devo dire, è nato un po' un costante confronto tra la nostra società e il territorio. Ricordo la scorsa intervista, le domande puntuali che arrivavano da parte degli ascoltatori, probabilmente toccati da quelle che sono le esigenze del quotidiano, no? La nostra società è ben presente appunto in questi territori. Questa mattina ci siamo divertiti a dare un po' i numeri, li sciorineremo durante il corso dell'intervista. Basti pensare che tutti i giorni siamo presenti appunto nei comuni da noi serviti, percorrendo 2151 chilometri, quasi noi percorriamo tutti i giorni la distanza tra Brescia e Berlino, tanto per dare il peso di quello che è la presenza di CBBO nei nostri territori. Oggi, avendo qui il Presidente, mi piace dare un po' un tono più istituzionale alla chiacchierata, per cui direi che la presentazione della nostra società la lascio fare a lui e a lui che cedo la parola. Benissimo, allora il Presidente, il dottor Alessandro Rinaldi, benvenuto nei nostri studi, Presidente. Buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono, tra l'altro, lo ricordo sempre, invitati a partecipare alla trasmissione. Una premessa: se volete, i telefoni sono sempre aperti a Tempo Radio. Il numero per chiamarci è lo 0376 63 17 09. Se volete mandarci messaggi, sms, fate il 338 17 19 105. Poi siamo in diretta streaming su Facebook, il Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, e su YouTube cercate Tempo Radio Live 25 ottobre. Allora, Presidente, la parola a lei. Esatto, buongiorno a tutti innanzitutto. Il mio compito è quello di presentare prima di tutto l'azienda a livello istituzionale, ovvero la CBBO, che appunto sta per Consorzio Bassa Bresciana Orientale, ed è da 25 anni un punto fermo delle amministrazioni a livello di gestione dell'igiene urbana, quindi la raccolta, il trasporto, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti. Oltretutto svolgiamo anche quei servizi di spazzamento stradale e recupero di rifiuti industriali. La società è dotata di un capitale interamente pubblico e detenuto, i soci sono i comuni principali della bassa bresciana, della zona, tra cui Montirone, Acquafredda, Remedello, Montichiari, Carpenedolo, Ghedi, Calvisano, Isorella, Visano e Castenedolo. E su di essa esercitano il famoso controllo analogo secondo i principi della normativa comunitaria e le norme di legge vigenti. Se posso introdurmi un attimo per ampliare un po' il discorso del Presidente, cosa vuol dire il controllo analogo? Sembra un parolone strano, no? Che cos'è il controllo analogo? Oggi il Comune deve essere in grado di dimostrare che ha su quella società lo stesso controllo che avrebbe se gestisse in proprio l'analogo servizio. Esatto. Oggi le modalità di affidamento di un servizio pubblico, cioè rivolto all'utenza, sono sostanzialmente due. Un comune decide di istruire una procedura d'evidenza pubblica, un bando di gara, oppure affida il servizio alla propria società.
secondo noi, attivare servizi mediante appunto la propria società presenta degli indubbi vantaggi: la flessibilità, la gestione diretta, appunto il controllo puntuale sulla qualità del servizio, la flessibilità che la tua impresa ti può garantire nello svolgimento dei servizi, e quindi diciamo così è una scelta forse più vicina alle esigenze del territorio, perché è la tua azienda che eroga servizi ai tuoi cittadini. Ma come fa a dimostrarlo però, chiedo scusa? Ah beh, ci sono delle dunque, ci sono delle norme che definiscono quelli che sono i criteri del controllo analogo, quindi la società deve essere totalmente a capitale pubblico, deve avere uno statuto per così dire blindato in maniera tale da garantire al comune di esercitare appunto un potere di revisione e controllo. È previsto poi che ci sia uno scambio di dati costante e continuo fra la società e il comune che la partecipa, insomma ci sono tutta una serie di formalismi che definiscono le modalità di scambio dei dati, ecco. Beh, appunto. E limita la società nell'erogazione di servizi, perché oggi noi offriamo servizi solo ai soci. Certo, quindi beh, interessantissimo, obiettivamente è un aspetto al quale io non avevo mai pensato, forse gli ascoltatori ci avevano pensato tutti, io francamente no, non ci avevo mai pensato. Volevo chiedere, recentemente abbiamo letto anche un articolo insomma sui risultati di bilancio che sono decisamente positivi. Possiamo dare qualche numero di riferimento? Allora sì, il bilancio 2016 descrive una gestione societaria virtuosa, grazie anche alla continua ottimizzazione dei costi e all'efficientamento dei servizi operativi. Diciamo che il fatturato nel 2016 è aumentato sensibilmente, ma di circa un 25%, ma questo valore è dovuto soprattutto all'ingresso del comune di Castenedolo, che è di recente acquisizione, e così abbiamo strutturato con loro un servizio di raccolta di porta a porta. Oltre così ad aver riorganizzato alcuni servizi, vedasi tipo il servizio di raccolta porta a porta del comune di Montirone. Diciamo che la previsione del 2017 ricalca sostanzialmente quanto già di buono così raccolto nel 2016. A livello di operatori, tra impiegati e operatori, la società CBBO annovera circa 50-55 dipendenti, di cui 15 tra impiegati e direttore, 5 commesse dei negozi che poi andremo a illustrare meglio. E il resto sono gli operatori, che sono coloro che vengono tutte le mattine sotto casa nostra a raccogliere in base al giorno il tipo di rifiuto che va esposto, ecco. Una curiosità a proposito di operatori per quanto riguarda un'altra società che svolge un analogo servizio vostro. C'era il presidente che parlava di un incontro per la salute degli operatori, perché non sembra, ma a raccogliere un sacchetto, due, tre, centinaia al giorno, tutti i giorni, poi la schiena ne risente. Beh sì, ne risente, e aziende come la nostra devono gioco forza fare i conti anche con gli aspetti della salute dei lavoratori. La nostra tra l'altro è un'azienda certificata, siamo certificati ISO 18000, quindi andiamo proprio a instaurare tutta una serie di procedure che vanno in qualche modo a tutelare quelle che è la salute dei lavoratori. Tutto passa anche attraverso delle fasi di studio, di analisi, per cui i bidoncini non devono essere più pesanti di un tot peso, il movimento non deve essere ripetitivo, cerchiamo di far ruotare i dipendenti e di non fossilizzarli all'interno della stessa mansione, quindi tutta una serie di azioni che si mettono in campo appunto per ridurre quello che è l'impatto sulla salute del lavoratore, appunto.
Per la, giustamente, perché obiettivamente parlava il presidente dei negozi, anche voleva aggiungere qualche cosa. Sì, guardi, allora è un progetto che è nato qualche anno fa. Diciamo che questi negozi che hanno il brand di InfoPoint e Shop sono siti nei comuni principali, diciamo più grandi, più a densità maggiore, tra cui Ghedi, Carpenedolo, Castenedolo e Montichiari, e mettono a disposizione sia una serie di prodotti biologici e sono invece anche punto fermo e gioco forza a livello di consulenza della tariffa. Quindi oltre a distribuire i vari sacchetti per coloro che fanno il porta a porta, svolgono anche la funzione informativa. Quindi non so, uno ha un dubbio su che rifiuto, dove si butta, dove lo butto, una serie di informazioni che possono venire erogate. Se posso aggiungere due cose, è un progetto che è nato, ecco, quando vi diceva prima che cosa vuol dire il controllo analogo, no? Il nostro essere partecipati dai comuni ci spinge ad essere davvero il braccio dei comuni, in alcuni casi non solo il braccio ma anche un pezzettino della mente, se no non voglio vantare di essere tutta la mente, ma quindi siamo partiti dalla presunzione che uno dei compiti di un'amministrazione comunale è il comunicare, insegnare ai cittadini. Quindi gioco forza, se ti spiego che devi essere un buon recuperatore, che devi fare bene la raccolta differenziata, che devi agire appunto nel modificare il tuo modo di gestire quello che prima era rifiuto ma che adesso è risorsa, posso anche proporti un modo diverso di fare la spesa. Ecco, quindi, e questa è stata un po' la chiave. Quindi all'interno di questi fra virgolette negozi noi troviamo tutta una gamma di prodotti ecologici e ecocompatibili che agiscono sulla risoluzione del problema dei rifiuti. Io l'ho detto anche nella scorsa intervista, l'unico modo per risolvere il problema dei rifiuti è farne di meno, e quindi vuol dire utilizzare prodotti alla spina, utilizzare prodotti alternativi, utilizzare prodotti diversi che in qualche modo appunto limitano lo scarto che poi ne deriva. All'interno di questi spazi, lo diceva in maniera puntuale il Presidente, gli utenti possono trovare tutta una serie di informazioni che li aiutano a gestire al meglio quella che è la raccolta nelle modalità differenti gestite nel singolo comune, e all'interno degli stessi spazi abbiamo in alcuni casi, essendo noi gestori anche della tariffa dei rifiuti, abbiamo portato proprio uno sportello, l'ufficio tariffa, diciamo così, proprio per essere vicini ai cittadini. Certo. Quindi fermiamoci un attimino con direttore e presidente di CBBO, quindi con Francesco Arcaro e Alessandro Rinaldi, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Con noi ci sono il direttore e il presidente di CBBO, che è un acronimo, appunto, Consorzio Bassa Bresciana Orientale, esatto. Comunque Francesco Arcaro e Alessandro Rinaldi, e volevo chiedere adesso se avete dei dati sulla qualità di servizio, cioè un dato medio sulla raccolta differenziata dei comuni serviti da voi, sulla differenziazione. Allora, diciamo che il dato mediamente si attesta intorno al 70% di raccolta differenziata, merito anche della pronta collaborazione che si ha con gli utenti e della continua attività di sensibilizzazione e sulla importanza della differenziazione. Ecco, questo è quello che abbiamo raccolto negli ultimi periodi. Sì, per spezzare una lancia così in favore dei comuni più piccoli, che a volte si sentono sempre, diciamo così, hanno questo senso di inferiorità rispetto ai comuni grandi, devo dire che non c'è una penalizzazione di questi rispetto ai comuni grandi, anzi molte volte i comuni più piccoli sono quelli che rispondono meglio alle novità dei servizi, forse è più facile da gestire, forse la cittadinanza è ancora legata a un senso di appartenenza, a un rispetto delle regole, dell'organizzazione
un'organizzazione diverso rispetto a magari a un comune grosso. Do due dati, voglio dire, noi abbiamo un Montichiari che si attesta intorno a un 73% e un'acqua fredda che in questi giorni sta toccando punte dell'80% di raccolta differenziata. Un comune che fino a qualche anno fa era agli ultimi posti di una classifica, se possiamo chiamarla così, che è stilata annualmente dalla provincia, oggi è uno dei comuni più performanti in termini di percentuali di raccolta differenziata, raccolta sul territorio. E non è poco. Perdonate se vi incalzo, ma abbiamo anche tanti ascoltatori, volevo dare risposta a voi. Per parlare dell'altro, del prossimo argomento, vi leggo due messaggi. Uno dice: avete fatto poi gli incontri con i bambini? Punto di domanda. E salve, il problema non è l'educazione dei bambini, ma la maleducazione di tanti adulti. E un altro ancora dice: dovete fare un accordo con i carabinieri, addirittura con le forze dell'ordine, e insomma andare a, a sanzionare chi lascia immondizia in giro. Questo si riferisce probabilmente allo stesso ascoltatore che mi ha mandato questi tre messaggi. Ecco, io volevo chiedervi, voi avete investito particolarmente sull'educazione ambientale, quindi possiamo anche quest'anno, in quale direzione sono andati quindi i vostri sforzi e qual è l'obiettivo che... Allora, diciamo che l'attività di educazione ambientale per migliorare le percentuali di raccolta differenziata è ormai chiaro a tutti. Esiste infatti una correlazione diretta tra percorsi di sensibilizzazione dei cittadini al tema dei, dei rifiuti. E diciamo che in questi ultimi periodi abbiamo così ci siamo accordati con le scuole di primarie, diciamo la scuola primaria, le terze, le quarte, quelle che una volta erano chiamate elementari, e le prime e le seconde medie, diciamo, attraverso una collaborazione abbiamo creato degli incontri informativi dove entreremo nelle scuole e proporremo un progetto con i professori e gli alunni stessi, quindi sono loro poi che devono così portarci dei lavori che fanno magari con il materiale di riciclo e cose del genere, ecco. Certo. Quindi vari incontri organizziamo, se posso permettermi, anche gestiamo anche un depuratore, quindi spesso e volentieri le classi vengono a vedere anche quello che è il ciclo dell'acqua, piuttosto che ci sono interventi noi che spaziano un po' tra il tecnico e la chiacchierata dei nostri appunto colleghi stessi all'interno, o del sottoscritto all'interno delle scuole. Quest'anno ci siamo concentrati particolarmente sul tema dell'ambiente. Abbiamo proprio in questi giorni 70 classi coinvolte, e non è poco, 70 classi coinvolte di prima e seconda media che agiranno con un progetto che coinvolge tutto l'anno scolastico e che sfocerà nella realizzazione di un grande libro, tutto realizzato con materiali di recupero, che è un po' il pretesto per raccontare appunto che quello che oggi si chiama rifiuto deve chiamarsi risorse, può diventare essere qualcosa. Ci sarà alla fine una premiazione di tutte queste attività, ed è uno degli... L'anno scorso abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che ha girato in tutte le scuole della nostra, del territorio da noi gestito, anche questo spettacolo prodotto da noi parlava l'anno scorso della differenziazione della plastica in particolare, quindi diciamo così la società, anche questo tornando al capitolo di prima, è uno dei vantaggi dell'essere azienda partecipata dai comuni, perché ritorna ai comuni le risorse investite anche attraverso la formazione dei propri cittadini più giovani. Allora, vi leggo alcuni messaggi, magari saltando anche un po' di palo in frasca, giusto perché sono veramente tantissimi. Perdoni, non sarebbe meglio avere i cassoni colorati magari sottoterra, che almeno davanti a casa c'è più pulito, dice Maria. Poi, Arcaro è un grande personaggio anche al supermercato, saluti, non so a che cosa si riferisca. Mi hanno visto al supermercato. Sono i Montichiari, come raccolta rifiuti siete veramente bravi, infatti se tutti venissero alla mia pizzeria ci sarebbe meno rifiuti a casa, va bene, salutiamo chi ha mandato il messaggio anche. Buongiorno signor Arcaro, ma vi servono commesse per il vostro negozio anche? I vostri infopoint sono veramente forniti agli operatori molto professionali, non si potrebbe di nuovo mettere i cassonetti con la raccolta differenziata, la raccolta porta a porta, chiede un altro ascoltatore ancora, non è troppo costosa?
E poi anche dice: le aziende pubbliche non devono fare utili, ma devono fare servizi a costi zero. Questo sarebbe giusto. Fermati un secondo, che cerco di fare una sintesi estrema, perché sennò sono mille. Le aziende pubbliche non fanno utili, lo definisce anche la norma. Quindi noi però dobbiamo coprire i costi, perché anche questo non lo definisce la norma, ma lo definisce il buon senso. Quindi nel progettare un servizio in accordo con le amministrazioni comunali, noi teniamo conto dell'efficienza del servizio stesso e anche dell'economicità, ecco, per rispondere ai cassonetti interrati, eccetera, eccetera, che sono evidentemente delle strutture che in qualche modo danno risposte. Hanno un costo importante, quindi diciamo così, le amministrazioni spesso e volentieri ci stimolano ad offrire il servizio migliore al costo più accettabile. Ecco, quindi un po' per dare. Perché non rimettiamo i cassonetti? Perché noi siamo italiani. No, effettivamente, allora io non abito in un posto servito a CBBO, ma penso che la situazione fosse la stessa, confermatevi, c'era il cassonetto generico, c'era il cassonetto per la plastica, il cassonetto per la carta e il cassonetto per il vetro, dove ero io. Aprivo il cassonetto generico dove buttavo le mie cose generiche, per esempio i gatti, quindi la lettiera per i gatti, per esempio, e ci trovavo dentro bottiglie, roba di plastica, cartoni, eccetera, per cui penso che succedesse. Presidente, mi fa piacere sentirla per radio, grazie che si avvicinano i cittadini, dice Paola di Carpenedro, quindi un saluto a lei, Presidente. Grazie, un tracciato. Poi, CBBO, operatori bravi. Altro messaggio ancora, buongiorno, ho scritto anche al sindaco di Montichiari, abbiamo problemi con il parco dove i genitori buttano sporcheria sotto le panchine, dice Francesca. Effettivamente la fermo qui, perché è un argomento interessante, tra l'altro non so se avremo tempo di parlarne questa volta, ma magari ci faremo, mi autoinvito alla prossima intervista dove parleremo appunto di questo. CBBO distribuisce un'app totalmente gratuita, grazie alla quale, oltre ad avere una serie di informazioni sulla raccolta differenziata, i cittadini in tempo reale possono segnalare all'azienda fenomeni di questo tipo. È evidente, lo dicevo l'altra volta, la raccolta differenziata è un patto tra i cittadini e l'azienda che raccoglie, quindi per noi sono importanti le segnalazioni ed è importante anche la qualità delle segnalazioni. Molte volte poi si fa anche qui del populismo, del folklore, in realtà ci sono molti cittadini che in maniera puntuale segnalano ed è giusto che lo facciano, perché noi possiamo poi intervenire. Benissimo. Allora, CBBO vuol dire per noi cittadini molta sicurezza, grazie per quello che fate, dice Ivano invece di Ghedi. Raccolta rifiuti fatta bene, Carpenedro servono dei cestini in più, vabbè, ma questo è il comune, però non è vostro. Ho letto che avete i negozi, ma allora siete privati, chiede Giuliano di Castiglione, che non è servita da voi, ma non siete privati, avete appunto detto prima. Sì, siamo appunto pubblici. Poi, bravo direttore, come al solito, oltre che spiegare bene, usa anche un tono ironico eccezionale, dice Milena di Montichiari. Grazie Milena. Inceneritore, deve essere usato da tutti e basta discariche, dice Manuela. C'è anche chi scrive Remedello da Panico, saluti. Presidente, cosa ne pensa del depuratore di Visano che Garda 1 vuol fare? Vabbè, qua andremo su un altro discorso più ampio. Esatto. Un vicino o qualcuno mi mette la propria roba nel mio raccoglitore, mettete le telecamere, dice Annalisa, ed c'è anche chi dice che gli hanno rubato i bidoncini per la differenziata, cosa deve fare? Deve fare denuncia ai carabinieri. No, deve venire l'infopoint, adesso non so di che comune sia, o si rivolge al proprio comune se non c'è l'infopoint, o se no viene nei nostri infopoint. Allora, poi abbiamo anche, alcuni dicono che si differenzia così, negli inceneritori sanno cosa bruciare e cosa non bruciare, praticamente facciamo loro un favore. No, non è vero. Però è una diceria. Posso spendere due parole rispetto a due, ecco, davvero, questa la incontro, quando io dico lavoro nel settore dei rifiuti è la prima questione che tutti pongono. È vero che mi hanno detto che succede questo, forse anche il nostro presidente, sarebbe davvero anacronistico, sarebbe davvero sciagurato pensare di impostare un sistema di raccolta
di questo tipo, tra l'altro porta a porta, che mette in piedi uomini e mezzi e poi conferire tutto insieme, voglio dire. Tra l'altro l'inceneritore di Brescia, per come è strutturato, gli faremo un dispiacere, non un piacere, a portare un carico di sola carta piuttosto che di sola plastica, perché è nato proprio per trattare un rifiuto omogeneo. Purtroppo ho degli altri messaggi, ma tra l'altro proprio carta, cioè, salutiamo Nico che così gli ha già risposto. Purtroppo abbiamo finito il tempo, quindi devo ringraziarvi. Volevo chiedere al Presidente se voleva aggiungere qualche cosa anche eventualmente. No, nel senso, cioè, ci sarebbe tanto da stare qua a parlare, purtroppo sarebbe inutile anche andare a toccare degli argomenti e poi lasciarli a metà. Prometto di riportarlo un'altra volta agli ascoltatori. Magari la prossima volta. Sono state veramente tantissime le domande. Allora, non mi resta che ringraziarvi e salutarvi. Grazie allora al direttore di CBBO Francesco Arcaro. Grazie. Sì. E grazie a voi, perché davvero io torno a casa sempre con l'autostima a mille, perché ci sono sempre parecchie segnalazioni sulla qualità del servizio dei miei ragazzi, che approfitto per ringraziare davvero. Benissimo. E poi grazie al Presidente, ovviamente. Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori. Grazie.